trovati all'Accademia Colombaria, visto che mi presento da solo, io sono un astronomo, ero un astronomo visto che sono in pensione da alcuni anni e quindi in ambito Colombaria, che segue le attività dell'Accademia, sa già che sono stati, già avuto occasione di fare diverse attività. Quella di quest'anno trae spunto da due, come dire, da due coincidenze, perché il programma, se vedete, è abbastanza, ma il PowerPoint non si vede. Ok, è abbastanza, apparentemente disomogeneo. La prima coincidenza, chiamiamola così, è che fra poco, fra 3 o 4 mesi, sono 400 anni di nascita, dalla nascita di Vincenzo Viviani, allievo di Galilei, e questo nella presentazione viene chiaramente sottolineato. La seconda coincidenza è che a novembre di quest'anno, cioè di nuovo adesso, sono 100 anni esatti che esiste l'Istituto di Fisica di Arcetri. L'Istituto di Fisica nasce tardi, nell'Università di Firenze, qui non entriamo perché sennò io già sono uno e si dilunga moltissimo, ma l'Università di Firenze è un'università relativamente giovane perché nasce nel 1924. Prima c'era, basta andare in via dello studio e vedere cosa c'era prima, o intuire o farsi spiegare cosa c'era prima. Ma come università vera e propria, come la conosciamo oggi, nasce nel 1924 ed è in quella data che nascono anche alcuni indirizzi, alcuni corsi di laurea, compreso quello di fisica, che si trovava prima, pur senza fare tesi, senza fare attività di tipo, come dire, istituzionale classica, si trovava qui in via Capponi, qui dove? Sì, qui vicino. E che invece era stata costruita nel frattempo, nei primi anni 20, era stata costruita su Arcetri, perché sede galileiana, perché dal 1872 si trovava anche l'osservatorio in quella zona, e quindi era stato deciso che quella collina in qualche modo doveva essere una specie di collina scientifica, non una specie, una collina scientifica in cui era tutto compreso, il modello era quello francese, di fare una scuola superiore che avesse in sé dagli alloggi per gli studenti, per gli insegnanti, per i visiting professor, varie facoltà, chimica, matematica, fisica. La persona che aveva queste idee, non è stato fatto ovviamente, perché si è ritenuto troppo complicato e perché la gente non voleva spostarsi, andare a Arcetri, era scomodo, lo era anche quando io ero studente, a maggior ragione a inizio 100 anni fa. Tutte queste idee comunque abbastanza moderne, perché poi questa storia è stata fatta, il polo scientifico di Sesto, anni 2000, cioè esattamente quasi un secolo dopo, questo polo scientifico si è fatto, ma a Sesto Fiorentino e non ad Arcetri. Tutte queste idee moderne erano di un certo Garbasso. Garbasso è un di Vercelli, un piemontese, e questo per lui era un grande dolore, perché amava essere, avrebbe voluto essere toscano e in particolare fiorentino. Non entro nei dettagli perché sennò si va avanti, ma a Garbasso sarà dedicata la terza di queste lezioni. Abbiamo lavorato 3 o 4 anni con dei colleghi per fare un libro sulla storia della fisica a Firenze, che è uscito 2 o 3 giorni fa. E quindi l'idea di dire abbiamo un primo anniversario importante, la nascita di Vincenzo Viviani, un secondo ancora più importante, diciamo così, che è la presenza di questo sindaco Garbasso, perché era stato anche sindaco, direttore, senatore, un sacco di roba, e direttore dell'Istituto di Previdenza Sociale. E quindi faccio una ricorrenza, come dire, un intervento unico, articolato in 3 sessioni che riguardano Viviani, che è quello l'argomento di oggi, l'Accademia del Cimento, che un po' sarà oggi e un po' sarà la prossima volta, perché parlerò di Magalotti, che era il segretario dell'Accademia del Cimento, e finalmente, con un salto di secoli, Garbasso, ma il salto è da un punto di vista cronologico, non da un punto di vista degli argomenti. E infatti quello che avevo sottolineato è che nella locandina che è stata fatta c'è scritto, piccino, non ci leggo, ma insomma, la fisica, l'astronomia dopo Galileo. No, sarà sui personaggi essenzialmente. Io ho detto all'Accademia aver fatto sui personaggi, perché altrimenti sono argomenti troppo lunghi, non me la sento e probabilmente non sono neanche troppo competente. Quindi
Viviani oggi con un po' di contorno, Magalotti la prossima volta. Tra l'altro la prossima volta vorrei portare qualcosa da mangiare, perché ho trovato, sono un collezionista di antichi libri, ho trovato un ricettario del Magalotti, quindi vediamo se viene fuori. Se mi riesce a fare, non garantisco, insomma l'intenzione buona c'è. E finalmente Garbasso per l'ultimo intervento. Io da una decina di anni, qualcosa del genere, non so, con l'aiuto di qualche studente, tengo anche un bollettino di astronomia che inizialmente doveva servire appunto per pubblicizzare e diffondere l'informazione su interventi come questo. Poi c'è stato il Covid, quindi ha perso un po' senso, ma per abitudine continuo a farlo, quindi chi volesse riceverlo mi deve mandare una mail a quell'indirizzo che vedete su Hotmail. Si chiama Axim, sarebbe Astronomo per un minuto, in cui ci sono un paio di pagine a cadenza estremamente regolare, in cui parlo di argomenti in modo estremamente irregolare. Viviani, ho preso come riferimento l'Anton Pannekoek perché è uno dei testi classici di storia dell'astronomia, ce ne sono tantissimi, quindi non ho controllato in tutti, ma per l'appunto avevo questo sotto mano, ho controllato, andando a vedere in rete, informandosi, lui sembra sia, non possa essere considerato storico, se non anche filosofo e marxista di estrema sinistra, quindi ci hanno detto, vabbè, spero che questo non abbia influenzato i suoi racconti. In particolare però, se si va a cercare quanto dice di Viviani, si vede che non dice praticamente niente, se non quello che banalmente si potrebbe trovare, che so io, sul retro di qualsiasi figurina o cose del genere, e che lui ha aiutato Galileo. È un personaggio di ben altro livello che non quello che risulta qua sopra. E quindi ecco questo anche giustificato l'argomento di dedicargli un po' di spazio. Vincenzo Viviani. Questa, per chi la conosce, è la villa del Gioiello, che si trova su ad Arceti sopra Porta Romana, insomma era un borgo a sé stante ai tempi di Galileo, tant'è vero che quando viene condannato dal Sant'Uffizio gli diranno stai nella villa, perché tanto è un posto isolato, è come essere mandato al confino. In realtà i medici e i colleghi andavano a trovarlo, ma insomma formalmente era un posto abbastanza isolato, ed è in questa villa che lui ha vissuto, prima anche del primo, ha vissuto 11 anni se non sbaglio, e fino alla morte, guardando questo giardino, la strada è dietro, poi la vedremo, la stanza di Galileo è alle nostre spalle, lì a sinistra, dove ha vissuto e dove anche è morto, e dove vedeva da una finestra il convento della figlia Suor Maria Celeste, dove si trovava anche Viviani. In base ai racconti, in base soprattutto alla cronaca che fa Viviani, è uno che scrive molto, in particolare scrive una vita di Galileo, ma non soltanto quella, e ci racconta che con lentissima febbre e palpitazioni di cuore, a ore 4 di notte, Galileo muore. È l'8 gennaio del 1642 e voi non vi sfugge che il 1642 viene prima del 1750 e che quindi le 4 di notte non sono affatto le 4 di notte, ma basta andare in Piazza Signoria e leggere la lapide che sta lì dietro il Ratto delle Sabine, mi ricordo. Perché c'era l'abitudine a Firenze di far iniziare l'anno al 25 marzo, per vari motivi, non stiamo a entrare, se no veramente non si finisce più, e iniziare la giornata al tramonto. E anche questo un buon fiorentino lo sa, perché entra in Duomo, guarda l'orologio che c'è davanti all'altare, prospiciente l'altare, e nota che le ore non tornano, a meno che non si tenga conto che segnano, come nel 600 e anche prima, segnano il tempo fiorentino, la giornata comincia al tramonto. Quindi è un inizio di giornata che varia da stagione a stagione. Sono andato a vedere nel 2021, ma probabilmente non è tanto diverso dal 1642, il tramonto avviene alle 17.59, diciamo alle 18, il che significa che è morto più o meno alle 10 di sera. Infatti verrà sepolto la mattina dopo, c'è tutto il lungo racconto che ho fatto in altre occasioni. Questa è la stanza di Galileo, chi c'è stato non lo sa bene, potrebbe essere,
c'è una finestra qui sulla sinistra, ma insomma, non siamo tanto pignoli, potrebbe essere, non è così garantito, ma potrebbe essere. E in particolare la nostra attenzione si sofferma sulle tre persone, sui tre giovani che sono davanti a lui, che sono Vincenzo Galilei, 36 anni, Evangelista Torricelli, di 34, e Vincenzo Bibiani, di 20. Vincenzo Galilei è il figlio. Tutte le storie familiari di Galilei le sapete, eventualmente ve le ricordo. Torricelli è un altro scienziato, direi forse dopo Galileo è stato uno dei suoi eredi più importanti, ha fatto il famoso barometro, la misura delle pressioni, il vuoto, gli studi sul vuoto, il vuoto esiste o non esiste, la natura o rit vacuum, no? Dimostra Torricelli, altro che il vuoto esiste e pesa anche oltretutto. Chi sono queste tre persone che sappiamo esserci? Beh, non è chiaro, anche perché il quadro è l'incisione del 1880, quindi affidabilità quasi zero. Però dalla posizione, e lo vedremo anche in altri quadri, la persona che prende appunti era Vincenzo Bibiani. Lui era deputato a scrivere tutto quello che Galileo, ormai vecchio, aveva bisogno di raccontare, non ci vedeva granché ed è molto commovente, ma di nuovo devo evitare, stare attento a non allungarmi troppo, quando lui in questa stessa stanza dice: io ho aperto gli occhi per primo dell'umanità, gli occhi dell'umanità sull'universo, mi trovo in una situazione che non riesco neanche a vedere da parete di fronte. Quindi Vincenzo probabilmente, Viviani a destra, gli altri due a vostra scelta. È nato all'inizio del 1622, sono 400 anni, io sto cercando di muovere un pochino anche il comune per vedere se si fa qualcosa, per ricordare la sua memoria, visto che lui la sua vita, la sua memoria e anche i beni personali, cioè proprio i suoi averi, i suoi soldi personali suoi e della famiglia, li ha dedicati alla memoria di Galilei, come vedremo. Come si dice nei dizionari biografici, ad vocem, chi era questo? Uomo colto, ambizioso, senza pregiudizi, questo adesso vediamo i lati negativi, poi ci saranno anche i lati, ovviamente, i lati positivi, uomo abbastanza ambizioso, senza pregiudizi significa che veramente non ha pregiudizi, è una persona libera di pensare, se no non si sarebbe trovato così bene con Galileo come difatti si trovò. Tanto che un diplomatico francese del tempo, non ho messo il nome, non me lo ricordo, tutto sommato non ha importanza, ma il suo libro Il primo viaggio d'Italia lo definisce un libertino dalle idee pericolose. Era un diplomatico, ambasciatore, viaggiatore, esploratore, erano un po' queste persone che giravano l'Europa, beati loro, in quei secoli, perché Viviani non accetta l'immortalità dell'anima e crede che un principio di necessità regoli dell'universo. I principi di necessità sono che succede quella cosa perché c'è una causa e a sua volta avrà un effetto. Il contrario di principio di necessità è che a un certo punto qualche cherubino fa qualcosa o Dio decide qualcosa e succede qualcosa che non era previsto. La fisica ovviamente si basa su principi di necessità, così come tutta la scienza. E questo che oggi a noi sembra ovvio, almeno spero vi sembri ovvio, ci sono delle cause e degli effetti, niente avviene per caso. Nel 600 non era così ovvio, non era così facile da essere accettato. È anche un personaggio quindi molto determinato in certe cose, se non altro in questo di perseguire l'onore alla memoria di Galileo, in altre invece un pochino meno. Per esempio non riuscì, nonostante tutto, a fare una vera raccolta di opere di Galileo. La farà, ma gli viene in parte censurata dalla Chiesa e quindi alla fine quella che esce non viene considerata. Una ventina d'anni dopo, mi sembra, no, neanche 10-15 anni dopo la morte di Galileo, c'è un'opera omnia, però è incompleta e quindi la vera opera completa avviene molto molto dopo. Però c'è la pressione di Leopoldo de' Medici. Leopoldo de' Medici, sapete, è un ecclesiastico ma molto interessato alle scienze, fa pressione su Viviani affinché lui, vero erede, raccolga qualcosa, gli scritti, scriva. Allora in modo propedeutico Vincenzo Viviani pubblica un racconto storico della vita del signor Galileo Galilei nel 1654, quindi esattamente, quasi esattamente 10 anni dopo la morte,
in cui fa traccia un profilo della sua vita. Io, beh, insomma, l'ho in borsa. Comunque, c'è un'edizione moderna. Io ve la consiglio perché si legge abbastanza bene. L'italiano è abbastanza tranquillo, è pieno di note. È un editore minore, ma con la copertina verde. Eventualmente, dopo lo faccio vedere chi è interessato. E serve per completare. Da lì ho attinto anche molte cose, anche se il testo, vediamo, va preso con molte, molte molle. Sempre meglio del lavoro del figlio, il quale scrive in modo sciatto. Vincenzo Viviani non ha lasciato, Vincenzo Galilei non ha lasciato grandi tracce di sé, e anche lui scrive una biografia, però è debole, diciamo, se usiamo l'aggettivo debole. Quindi questi sono personaggio libero, sono i suoi limiti per chi li vede come tale, o anche i suoi pregi volendo. E in particolare, se andiamo a vedere la vita, nasce da una famiglia abbastanza benestante, tant'è vero che viene mandato a una scuola privata di gesuiti, e io ho messo fra parentesi quadra perché i nomi in questo caso non hanno particolare importanza. D'altra parte, se non metto i nomi, sembra andato da Tizio che era amico di Caio. I racconti storici non si fanno così. Quindi gli fu maestro un certo signore che conosciamo, il quale rimase colpito dalle capacità matematiche di Viviani, di Vincenzo Viviani, che era appena sedicenne, va bene, a quell'età sviluppavano prima, insomma, e la cultura si imponeva prima. Lo segnala a uno scolopio, questo è un po' il più famoso, Clemente VII, il quale a sua volta ne parla con il suo referente, il suo tutore, diciamo, questo Fabiano Michelini. Secondo me il VII forse ha lasciato più tracce del Michelini, però la cosa importante è che Michelini frequentava la Villa del Gioiello, dove si trovava in esilio, confinato, Arceto e Galileo. E in questo rimanere presso la villa, credo a lui addirittura aveva avuto l'autorizzazione, lui Michelini aveva avuto l'autorizzazione dal suo ordine religioso di trattenersi anche la notte, quindi una scelta accesa, e quindi il confine di Galileo da questo punto di vista non era così rigido, porta qualche volta con sé anche Vincenzo Viviani. A 75 anni, così tanti ne ha Galileo, era ancora lucido attivo, pubblicherà proprio durante la permanenza al Gioiello, scrive quelle che sono considerate le sue opere migliori, Dialogo su due nuove scienze, per esempio, di fisica. È chiaro che il Sidereus Nuncius di astronomia ha sconvolto tutto il sapere dalla scienza, ovviamente, all'astronomia, alla filosofia, alla religione, e si sono visti anche gli effetti. Ma da un punto di vista scientifico sono più importanti le opere che fa in età più matura. È soltanto che non ci vede, quindi lui è capace, produttivo, ragiona, e il suo sarcasmo, per chi ha letto un po' di opere originali di Galileo, era una persona con uno spirito veramente tagliente, e diceva: sono un linceo cieco, e sembra una negazione, e quindi aveva bisogno di assistenti. Di persone, lui aveva, se andate a vedere la villa, si capisce dove stava la servitù, i ruoli, eccetera. Però un conto è la servitù, un conto è un compagno scientifico che non poteva avere se non con l'autorizzazione ecclesiastica. Per inciso, i più colti di voi avranno notato che la figura che ho messo è profondamente, non è di Vincenzo Viviani giovane, figuriamoci, ma è profondamente sbagliata, pensateci, e eventualmente alla fine vi dico anche perché. Questo, sei un giovane studioso, ma non può essere Vincenzo Viviani. Questo è il Granduca di Toscana, quindi Michelini si dà da fare, lo porta a Arceti, gli fa incontrare Galileo, ne parla con Ferdinando II. Io sto facendo una traccia non strettamente cronologica, vedrete, perché vado per filoni, per argomenti, per sviluppo logico. Quindi poi vedremo anche cose che in realtà sono avvenute prima o dopo. E Ferdinando II si trovava a Livorno, in quel momento con la corte Medicea, e gli fa una specie d'esame, a quanto pare. Non solo lo interroga, adesso non so se in termini come li intendiamo noi, l'interrogazione vera e propria, l'esame, o addirittura qualche cosa di scritto, perché ci deve essere stato qualcosa di scritto, perché credo lo stesso Michelini gli propone un problema per dimostrare davanti al Granduca che questo ragazzo era in grado di affrontare, svolgere correttamente dei problemi che vedeva per la prima volta. E il Granduca rimane impressionato,
Quindi, siccome anche il Granduca andava a trovare Galileo ogni tanto, gli suggerisce di viste le condizioni del vegliardo e viste invece le brillanti competenze del ragazzo, soprattutto sulla geometria, era un esperto, Vincenzo Viviani, era un esperto dei trattati, delle opere di Euclide, gli suggerisce di prenderlo con sé per avere compagnia anche scientifica. E Viviani racconta: la Villa del Gioiello è abbastanza grande, come volume è grande, ma siccome ha anche grandi stanze non ha tantissimi ambienti, però ci potevano stare, qualche ospite ci poteva stare, e Viviani racconta che è stato accolto amorissimamente e trattato come un figliuolo. Discutono insieme vari argomenti di scienza, soprattutto Galileo non aveva tanto bisogno di conforto umano, vicino ci stava la figlia, come sapete, proprio a 5 minuti a piedi, la figlia di clausura, e la compagnia scientifica invece sì, ovviamente Ferdinando II, gli altri andarono a trovarlo, non erano all'altezza. Questo ragazzo sembra all'altezza. Esclusi gli argomenti, ovviamente, ricordate il pronunciamento del Santo Uffizio, gli è proibito parlare assolutamente, diffondere le idee copernicane, affrontare i sistemi del mondo, quindi tutto ciò che riguarda, oggi diremo, la cosmologia, o l'astrofisica, l'astronomia, doveva essere tabù, e difatti sembra che non abbiano veramente parlato. Questa è la Villa del Gioiello. Ingresso e portone, la stanza di Galileo, e stiamo guardando la villa esattamente dalla prospettiva opposta che si è visto all'inizio. Quindi là si era visto il giardino con la corte interna e l'altana, e dietro di noi ci stava la stanza di Galileo e di Viviani, giusto appunto Viviani dorme lì. Questo è visto dalla strada, per i più goderecci si vede qui c'è anche la trattoria Omero davanti, che è una trattoria abbastanza famosa a Firenze. Tutto questo è il borgo del Pian dei Giullari. Si sa che gli assistenti sono stati due, in realtà Viviani ci sta parecchio, sono parecchi, neanche tantissimo, ma 3 anni e mezzo. Torricelli, evangelista Torricelli invece arriva soltanto 6 mesi prima che lo scienziato muoia, quindi ci sta una manciata di mesi, e oltretutto dopo 5 anni muore anche Torricelli, e quindi Viviani si gloriava, usiamo questo termine, questo è un po' inopportuno, di essere stato l'ultimo discepolo di Galilei. Torricelli era già famoso quando va a trovare a stare con Galilei, infatti per questo arriva anche tardi, perché ha altri impegni, sta girando l'Italia, si sta facendo conoscere, a sua volta conoscendo altri scienziati. E quando arriva al Gioiello, ormai per restarci, per lavorare con Galileo, ormai le condizioni di Galileo sono tali che gli restano pochi mesi di vita. Qui abbiamo un'altra rappresentazione, di nuovo ottocentesca come la precedente, quindi è affidabile quel che può essere affidabile, praticamente zero. Però vediamo di nuovo l'atteggiamento di Viviani. Questo è Galileo che detta le sue ultime cose, le sue ultime appunti, le sue ultime idee, e Galileo platealmente cieco, e Viviani altrettanto platealmente prende appunti. Se si guarda il quadro, non so se si vede sullo schermo, se si guarda il quadro originale si capisce, per chi ha visitato il Gioiello, che non c'è un ambiente del genere, non le finestre soprattutto, le porte non sono fatte così, ma insomma questa gente ha lavorato un po' di fantasia. Si vede per esempio sempre di Lessi, si vede Milton che va a trovare Galilei, i guardi cannocchiale, e col cannocchiale fa così. Ora, santo cielo, si fa così, fai un ingrandimento della quercia che hai davanti, devi alzarlo verso il cielo, ma questo Lessi non gli è venuto in mente. Quindi tutti questi quadri, appunto, dicevo, l'affidabilità è modesta, ma, però vale più che altro per l'aspetto evocativo delle cose. Viviani fu più di un assistente, perché lo aiutò a misurare i periodi, i movimenti, le posizioni, la cinematica dei satelliti di Giove, perché c'era il cosiddetto negozio delle longitudini, il problema delle longitudini, poi dirò anche, leggiamo tutti insieme e poi vediamo i singoli argomenti. Trovare il modo di rendere gli orologi regolari, per esempio applicando un pendolo, e di suo ha un movimento regolare, lo stesso Galileo sembra l'avesse scoperta questa regolarità delle piccole oscillazioni. Fu coinvolto, stiamo parlando sempre di Viviani, nello studio della materia lunare, prossima diapositiva, e inoltre trascriveva tutti gli appunti che Galileo, i libri, gli dettava, se si trattava di lettere, le doveva inviare ai corrispondenti, quindi fare varie copie e inviarle.
ne valeva la pena, perché se andate a leggere qualche, anche questo ne vale la pena per noi oggi, andate a prendere la corrispondenza fra Kepler, Galileo o qualche d'un altro del tempo, che il lunedì Galileo scrive, il giovedì riceve, per dire, riceve risposta da Galileo, da Keplero, e il lunedì Galileo non ha inviato le poste. Erano giorni perché la gente partiva a cavallo e portava le lettere. Sì, però alla fine in 2 o 3 giorni aveva una corrispondenza fissa con quasi tutta l'Europa, cosa che oggi ce la sogniamo, con tutti i sistemi super specialistici, informatici, eccetera, ce la sogniamo. E lo aiutava anche nella matematica, perché abbiamo detto, visto, lui è bravo in matematica, lo vedremo anche più avanti. E parlava ovviamente di filosofia naturale. Vincenzo Viviani non è un ragazzo che sta nell'ombra, nonostante la giovane età e, come dire, la statura in tutti i sensi del maestro che è accanto, non è timido, e quando vanno a trovarlo altri scienziati, altri personaggi, Viviani si intromette, discute per quello che può fare. Quindi è veramente un personaggio che riempie e conforta le giornate galileiane. Questo però aveva l'appoggio di Ferdinando II, adesso riceve anche la stima di Leopoldo de' Medici, questo cardinale che fonda l'Accademia del Cimento, e poi alla fine, poi vedremo anche perché, addirittura subentra sulla cattedra di Galileo molti anni dopo, 20 anni dopo la morte di Galileo, nel 1666, e si chiama... oltre primario matematico, anche il ruolo di ufficiale dei fiumi. Ufficiale dei fiumi oggi l'ho tradotto come ingegnere idraulico, e doveva preoccuparsi di un problema che ha attraversato i secoli quasi irrisolto, che è quello delle piene dell'Arno. Ne sappiamo qualcosa, i più anziani di noi ne sanno qualcosa per esperienza diretta. Quindi non è soltanto una vita scientifica svolta all'ombra di Galileo, ma anche con... come dire, aperture autonome, come vedremo ancora anche più avanti. Diciamo, il negozio delle longitudini è il problema grave, perché se vi ricordate un po' di astronomia, trovare le latitudini è facile, con la stella polare, l'altezza della polare, so se mi trovo a 5 gradi sopra l'equatore o a 40 gradi sopra l'equatore e così via. Le longitudini no, perché il movimento della Terra, la Terra gira, passa il tempo, e quindi... sapere dove, quanto percorso ho fatto senza avere, come dire, un odometro, cioè un misuratore di spazio, senza avere un GPS a portata di mano e senza avere orologi affidabili. Gli orologi, gli Harrison, verranno molto molto più tardi. Nel 2009 ne è stato esposto uno, ma era grande, poco meno di questo tavolo, orologio affidabile per le navigazioni. E quindi che cosa fa Galileo? Che si inventa le cose, è bravo in queste cose. E dice, siccome i satelliti di Giove ci mettono poche ore a fare il loro periodo di rivoluzione, se io osservo questi satelliti, come si muovono, è come se fossero 4 lancette, i satelliti grossi sono 4, i famosi satelliti Medici, è come se avessero già 4 lancette, che grosso modo, se li tengo d'occhio, mi permette di capire quanto tempo è passato. Faccio una stima sulla velocità della nave o sul movimento del mio carro, quello che è, e quindi so anche di quanto, di solito era la nave, e quindi so anche di quanto mi sposto. Questa cosa interessava i navigatori del tempo, cioè le nazioni della Spagna e le nazioni dell'Olanda principalmente. E infatti riceve anche dall'Olanda un premio che mi sembrano gli viene detto di non accettare, questo devo ricontrollarlo. Qual è il suo punto di vista? Il capitano della nave si mette lì, controlla il moto del satellite di Giove e capisce quante rivoluzioni sono state fatte e quanto tempo è passato. Figuriamoci se il capitano della nave, su una nave che oscilla e magari è in previsione una battaglia, lo fa queste cose, neanche per sogno. Nonostante Galileo avesse inventato una specie di casco futurista, proprio così, con un canocchiale connesso, una specie di testa robotica, diremmo oggi, siamo abituati a vedere le cose in un certo modo, per cui c'era un canocchiale inglobato, cioè la persona faceva l'osservazione e aveva le mani libere. Troppo complicato lo stesso. Quindi gli Stati Generali di Olanda gli commissionano questo sistema, poi si accorgono che in realtà non è praticabile, è troppo complicato, ma nel frattempo sia Galileo che i giovani Viviani studiano i moti dei satelliti gioviani proprio per la finalità di dare un riferimento temporale alle navi che attraversano gli oceani.
L'altro argomento di cui si occupa estesamente è la materia lunare. Questa è abbastanza buffa, per cui gli ho dedicato un po' di spazio. A 18 anni, ancora gli anni passano, ma lui è entrato giovane, a 16-17 anni. C'è un medio filosofo, a quel tempo le distinzioni erano molto sottili rispetto al campo scientifico in cui uno era specializzato, e questo Liceti, questo medio scienziato ligure di Rapallo, se non sbaglio, diceva che la Luna non rifletteva la luce solare, non era un riflesso, ma era un corpo che di suo faceva la luce. Certo, non aveva l'apparenza del Sole o di altri corpi, la superficie non era brillante, si poteva guardare senza esserne feriti. Allora Liceti dice sì, ma è un oggetto che produce la luce, sta all'interno della Luna stessa. La superficie lunare è trasparente e quindi a maggior ragione non può riflettere la luce solare, e quindi quello che vedo è luce che viene dall'interno. La motivazione di tutto questo stava nel tentare di spiegare, a parte spiegare la luce della Luna, la luce bianca e la luce cosiddetta cinerea, era di fatto avevano trovato queste pietre fosforescenti e non riuscivano, ovviamente non spieghi la fosforescenza di certi minerali se non conosci un minimo di fisica e un minimo di livelli energetici dentro certe sostanze che non conoscevano. La spiegazione era: questo è un pezzo di materia lunare, vedete, fa lui al buio, il giorno sembrano, però lo porto in un ambiente oscuro e leggermente emette, è luminoso. Riportato su tutta la Luna, ne giustificava la luminescenza. Come si fa poi a dimostrare? In effetti spesso queste dispute potevano andare bene tanto un'ipotesi quanto quell'altra, finché non c'è una prova scientifica. La prova scientifica arriva dopo il 1865, quando la spettroscopia anche astronomica prende il via, e allora uno va a vedere lo spettro del Sole, va a vedere lo spettro della Luna e vede solo la stessa cosa. Solo che uno è riflesso dalla Luna, ma gli aspetti sono gli stessi, quindi la sorgente emittente ovviamente deve essere la stessa. La Luna riflette, non ha nessuna luce propria. Tutto questo ovviamente non poteva sapere, però il problema di approfondire l'argomento, Vincenzo Viviani ci si dedica e aiuta Galileo. Comincia a mettersi in luce, e anni dopo vedremo Luigi XIV, il cosiddetto Re Sole, quello che cercò di rovinare i nobili francesi obbligandoli a stare a Versailles. Ci sono degli ottimi film su questo argomento, uno in particolare di alcuni anni fa che mi sembra si chiamasse Ridicule, che non ho più trovato, ma era fatto molto bene. E gli segnalano i suoi aiutanti, è una persona che Luigi XIV, una persona molto interessata anche alla cultura, i suoi aiutanti, i suoi consiglieri, gli segnalano questo Vincenzo Viviani. Vincenzo Viviani dà un assegno molto molto grosso, poi vedremo addirittura ci si compra un palazzo Viviani con questi soldi. E non tanto, non solo per mecenatismo, ma perché sperava che una volta morto Galileo e dovendo fare, come aveva promesso, come si riprometteva Vincenzo Viviani, fare una pubblicazione completa dell'opera di Galileo, in qualche modo, se Luigi XIV l'avesse aiutato, avrebbe riferito, avrebbe detto che c'era stato dietro l'aiuto del re francese. Quindi indirettamente sperava di averne, oggi diremmo, visibilità. Il concetto è esattamente questo. E in effetti era previsto fare un'opera, addirittura a un certo punto si pensa, i medici erano d'accordo tante cose, poi alla fine quando si trattava di concludere erano un pochino meno decisi, di fare un'opera bilingue, uno pensa che sono l'italiano e l'inglese, e invece il toscano, lingua originale, e il latino, giusto appunto, la lingua originale e la lingua universale del mondo scientifico. La Chiesa non vuole se non in modo molto frammentario, perché non vanno, queste cose non devono essere, ci vuole approvazione, certi passi non vanno bene, conosciamo anche tutta la storia con Urbano VIII, quindi non si può fare, non è cosa, come direbbero i napoletani con una sintesi efficacissima, non è cosa. Quindi intanto Viviani però, nella speranza di fare quest'opera, poi ci rinuncerà, o meglio la farà, ma sarà fortemente scerpata, fortemente ridotta, quindi appunto non lascia traccia nel Guinness dei primati,
raccoglie tanti documenti, e dobbiamo proprio all'opera di Viviani se molti documenti, appunti, scritti sono sopravvissuti al tempo. Di solito non avviene, ma in quel caso c'era un collezionista, chiamiamolo così, appassionatissimo, che raccoglieva tutto quello che poteva trovare pensando di poterlo alla fine riutilizzare e pubblicare. Quindi questo merito l'ha avuto, oltre a quello di lasciarci questa vita di Galileo scritta nel 1654, perché Leopoldo de' Medici, quello che aveva fondato, che fonderà l'Accademia del Cimento, diceva: insomma, intanto fai un lavoro preliminare, scrivi una vita, non sarà un'opera esaustiva, però intanto un primo libello per fissare le idee. E questa è la vita di Galileo, che vi accennavo anche prima, che è tuttora disponibile, ritrovata, stampata, e che è anche scritta in modo abbastanza interessante. Vincenzo Viviani, per presentare questo, deve lavorare parecchio, per due motivi. Il primo è che lui vuole fare un'apologia, e così diciamo la verità, vuole fare un'apologia di Galileo, e quindi non gli sembra mai abbastanza. La seconda è che deve stare attento dagli strali della Chiesa Cattolica, perché se poi qualcosa non va bene alla censura, gli bloccano il libro e non appare niente, o appare fortemente tagliato. Quindi deve bilanciarsi per queste due esigenze, e anche questo è il motivo per cui fa fatica a pubblicare i lavori del maestro. Lo stile fu sempre, comunque, se lo leggete, è uno stile apologetico, tanto vuol dire tanto di parte, diciamo così, che qualche passo sicuramente non è vero, e contribuiscano a rendere l'immagine di Galileo scienziato come ce l'abbiamo oggi, come ce l'ha la persona comune oggi, non solo di Galileo, ma in generale dello scienziato, queste figure che hanno ormai un profilo abbastanza ben definito. Però io ho preso, come prendono tutti in questo caso, gli esempi più sfacciati, diciamo così, per far vedere che invece non è attendibile fino in fondo. Però questo sì, Galileo, a chi gli chiedeva, immaginiamoci quelle che oggi si chiamano interviste impossibili, Galileo diceva, avrebbe detto: io volevo fare l'artista. Se fossi vissuto in tempi, perché era lucido, se fossi vissuto in tempi in cui potevo scegliere da me il mestiere, avrei voluto fare il pittore o lo scultore, o lo scrittore, l'artista. Perché non lo fa? Sapete bene la storia, c'è un antenato importantissimo che aveva aiutato anche i medici nell'ascesa verso il potere, che era medico, un dottore in medicina, diciamo così, per evitare la confusione dei termini, e quindi Galileo deve sottolineato, andare a Pisa a studiare medicina. Babbo Vincenzio. Sì, la studia, ma poi si accorge i suoi interessi, va da un'altra parte. E oltretutto, a quel tempo, se togliamo la teologia e la giurisprudenza, le discipline erano così connesse fra di loro, perché studiando medicina dovevi anche studiare geometria, matematica. E quindi Galileo scopre queste cose attraverso la medicina e si accorge che preferisce queste altre cose. E di questa doppia natura di Galileo, scienziato di assoluto rilievo, tutt'oggi di assoluto rilievo, ma anche abilissimo artista, ce ne lascia traccia, lo leggiamo insieme. Erano tra tanto i suoi più grati attenimenti nella musica pratica e nel toccare i tasti e il liuto, nel quale, con l'esempio e l'insegnamento del padre suo, pervenne a tanta eccellenza e più volte trovasse a gareggiare con i primi professori di quei tempi in Firenze, professori di musica, in Firenze e Pisa, essendo in tale strumento ricchissimo di invenzione, superando nella gentilezza e grazia del toccarlo il medesimo padre, addirittura è più bravo del musicista padre, qual suavità di maniera conservò sino agli ultimi giorni. Forse è anche vero che sia un po' sfacciatamente di parte, sospetto ce l'abbiamo. Quindi questo per dire lo stile. Altro esempio famoso è quello del Duomo di Pisa. Nel Duomo di Pisa, non sto a leggere anche perché temo di essere un po' in ritardo, gli capitò di vedere nel 1580, poi si corregge, nella vita di Galileo, questa non è la vita di Galileo, sono altri appunti, scriverà poi nell'83, ma insomma l'anno per il momento non ci interessa, l'anno preciso, trova una lampada lasciata in moto, pendente da una lunghissima corda. E come quello è da giovinetto, si era anche esercitato nella musica, solo,
come scrisse, eccetera, eccetera, aveva impressa nell'anima le qualità dei tempi, cioè come se lui avesse un metronomo interno che gli scandiva i tempi, perché si era abituato a sentire la musica e le scansioni temporali della musica in modo così istintivo che aveva una specie di cronometro naturale. Quando vede le oscillazioni e le cronometra in questo modo, vuol dire sente i tempi, si accorge che sono uguali indipendentemente dall'ampiezza, perché l'ampiezza sta piccola e quello si chiama l'isocronismo del pendolo. E gli fu facile, appunto, giudicarlo equitemporaneo, cioè angolo di un grado o di due gradi, di tre gradi, ci mette sempre lo stesso tempo. Questo è anche la banconota, ve la ricordate, dal 2000, fa vedere la lampada che Galileo aveva adoperato. Non è vero. Che quella è trovata ancora adesso, perché questa lampada è del 1587, di 4 anni dopo. È sempre alla fine del Cinquecento, ma fa la sua differenza. La vera lampada di Galileo si trova, non mi ricordo in quale, ma andate nel Camposanto e c'è accanto al Duomo, e c'è, in una di queste cappelline c'è la lampada originale, che è una lampada d'olio, come dire, monocorpo, non è un oggetto così articolato come questo. Sarebbe stato anche più difficile valutare le oscillazioni di questo grande lampadario. Ma se andate a Pisa, almeno prima del Covid, c'era tutte le compagnie, soprattutto quelle giapponesi, fanno una grande ressa sotto questo lampadario, infatti è transennato, perché sennò veramente ci sarebbe il blocco della circolazione, tutte queste lampadarie, che invece è chiaramente un falso, non intenzionale, ma è un falso. Maggiore affidabilità la troviamo qui a Firenze in un altro dipinto che poi vi mostro. Ancora, di nuovo scrive, ma un po' si contraddice, 500, sempre Viviani, sovvegni di quelli mentre andava quietamente muovensi, per mezzo, qui avete cambiare versione, di fare un esame, come suol dirsi, alla grossa, per mezzo delle battute del proprio polso, adesso no, non è più il metronomo naturale interno, ma controllo il polso, e con l'aiuto ancora del tempo della musica, come dire, stava ascoltando probabilmente un canto e dal ritmo anche dei cantori capiva di quanto tempo si stava passando, nel quale si era già profitto, esercitato, eccetera. Quindi di nuovo questa conversione leggermente diversa. Nella vita di Galileo, una versione ancora diversa, che anche questa non stiamo a leggerla tutta, ma dice osservare il moto di una lampada nel Duomo di Pisa, e facendo esperienze esattissime si accertò, e non dice come, delle qualità delle sue vibrazioni, e gli sovvenne di adattare e di usare invece all'incontrario il pendolo per misurare la frequenza del battito del polso. Quindi in questo caso dice non è che ha usato il polso per misurare il tempo di oscillazione, viceversa il tempo di un pendolo può servire per misurare i battiti del polso. Beh, l'altro esempio, quindi vedete, un po' si contraddice, l'altro esempio invece più fedele, se andate nella tribuna di Galileo al Museo della Specola, c'è un dipinto del Sabatelli che ha affrescato, ma siamo nel 1841, il terzo congresso degli scienziati italiani, viene fatto questo spazio dedicato a Galileo, e vedete Galileo osserva veramente una lampada di tipo elementare come quella che c'è nel Camposanto, non come quella... Lui viene 2 secoli e mezzo dopo, però è chiara l'idea 2 secoli dopo di che cosa deve rappresentare. Quindi già su questo qualche dubbio c'è. Sicuramente non è affatto vero la caduta dei pesi. In cosa si trattava? Beh, se io prendo 2 oggetti con masse profondamente diverse, sono 2 soggetti alla stessa accelerazione di gravità, se non vi ricordate la fisica, fidatevi, io l'ho insegnata per 30 anni, quindi quello che vi dico dovrebbe essere sufficientemente vero, e arrivano in terra esattamente allo stesso istante. Vuol dire che le velocità sono le stesse perché il tempo è stato lo stesso. In realtà che cosa avviene, questo da un punto di vista teorico, che cosa avviene? Avviene che c'è la cosiddetta viscosità, i venti, la palla di cannone non ne risente, la piuma sì. Hanno ripetuto lo stesso esempio, alcuni astronauti americani che sono andati sulla Luna hanno ripetuto lo stesso esempio famoso, è rimasto, trovate tracce anche sulla rete, un martello e una piuma sulla Luna arrivano a terra esattamente allo stesso istante, perché questi fenomeni non ci sono, fenomeni perturbativi. Perché non l'ha fatto Galileo? Perché non era scemo. Fare un esperimento del genere, sapendo che c'è l'aria, che ci può essere un po' di vento e che alla fine il risultato...
una arriverà un po' prima, un po' dopo, ma si tratta di questioni che loro senza cronometro non potevano misurare, rischiava addirittura di trovare un esempio opposto o di avere a che fare con grandezze che non erano misurabili. Quindi Galileo ovviamente queste cose le sapeva, questo esperimento si è guardato bene dal farlo, però è rimasto nell'immaginario collettivo, sì, le palle lasciate cadere da una di legno, una di ferro, una piuma, lasciate cadere dal Duomo, dalla cima della torre. No, questo Viviani ce lo racconta, quindi gli dobbiamo concedere che lui esagera un pochino, ecco, qui l'ho scritto. È significativo che queste imprese vengono attribuite a Galileo, contribuendo a definire il tipo di scienziato Galileo, ma anche in generale lo scienziato diciamo post Rinascimento, lo scienziato che si avvia ad essere scienziato moderno. Perché l'immagine di scienza che voleva dare Viviani era una scienza in cui si misuravano le cose, in pratica. Perché del cimento farà questo, ora non ho portato, ho la fortuna di possedere l'opera originale dell'Accademia del Cimento, fanno proprio delle prove pratiche, vanno dalla lana al veleno, proprio delle cose molto, una scienza applicata, certo diminuendo il livello della scienza galileiana, una scienza che si capisca, un esempio, proprio una spettacolarizzazione della scienza con una coreografia adeguata. Quando racconta queste cose, anche la persona più, come dire, più semplice, meno preparata, le capisce al volo. Sarà un po' il limite anche dell'Accademia del Cimento, perché quello che gli accademici si proponevano, o meglio che non si proponevano, era di arrivare a principi generali. Loro non raggiungono, non gli interessa raggiungere le teorie, vogliono vedere un certo fenomeno. E questa è un approccio di tipo empirista, ma a corto raggio, che dovrebbe essere fatto nello spirito galileiano. L'Accademia del Cimento ha questo come scopo, percorrere i passi Galileo, e invece no, non se ne accorgono, vanno in una direzione completamente diversa, fare dei risultati immediati, non preoccuparsi di arrivare a risultati generali. Questa è un'altra immagine che abbiamo sempre del Sabatelli, a Tribuna di Galileo, si vede il parroco di Santa Maria Montici che appunto trova Galileo con i suoi, vabbè, insomma, coreografia anche questa, andiamo avanti, con i suoi allievi. Dicevo che Viviani non spende tutto il tempo con Galileo, certo molto sì, ma non tutto, e viene anche citato a livello internazionale, cominciano a conoscerlo a livello internazionale, perché addirittura con una disputa fra Torricelli e Pascal, e lui viene chiamato a testimoniare che Torricelli non ha copiato Pascal, ma già addirittura Galileo si era preoccupato del problema della cicloide. L'argomento è questo, la cicloide, questa curva vedete in basso, e che quindi quello che gli italiani raccontavano in merito di matematica, raccontavano in merito, non era copiato dall'opera del francese, ma aveva una tradizione precedente alle sue piccole, come dire, piccole miserie anche fra scienziati. Morto Galileo, che noi ci interessa più che le vicende galileiane, ci interessa la storia di Vincenzo Viviani, l'eredità scientifica viene raccolta dall'Accademia del Cimento, 1657-1667. Sapete che il logo e il motto sono ripresi dal mondo della metallurgia, dell'oreficeria in particolare, e qui lo leggo proprio perché mi è sembrato molto buono il giudizio di Paolo Rossi, di questo docente di storia della fisica che è attivo a Pisa, qui vicino. Dice, nella storia del suo libro, Storia della Scienza, dice: l'Accademia fu un tipico prodotto della vita di corte. Non erano scienziati. I suoi membri erano stati cooptati, come del resto succede oggi purtroppo nell'università. Le persone vengono scelte e non sempre in base ai meriti. Non c'erano bilanci, non c'erano regole, lo stesso presidente, chiamiamolo così, il principe Leopoldo, non c'erano sedi fisse, non c'erano verbali, c'erano un po', come dire, dei volontari della scienza, ma così un po' alla brava, un po' alla grossa, per usare le parole stesse del tempo, anche di Galileo e di Viviani, un po' alla grossa, facevano degli esperimenti come gli veniva in mente. L'unico imperativo era sperimentare e riferire secondo un paradigma comune a molte accademie del tempo, Colombaria compresa. Se avete seguito qualche volta, sono state fatte anche delle analisi della storia della Colombaria, e poteva capitare che un giorno voi colombi veniste qui e si parlava di un fregio romano trovato a Fiesole, o il giorno dopo si parlava invece di una lettera
scritta in qualche modo, o di un batuffolo di lana su una pecora particolare trovata nel casentino. Tutto andava bene, tutto. Da un certo punto di vista rappresenta la voglia di, come dire, sfrenata, io l'ho chiamata una bulimia cognitiva, ma di interessarsi un po' a tutto. Gli uomini si cominciano a interessare un po' in a tutto, sono curiosi di tutto. Dall'altra, se non hai un metodo, delle regole, o non hai una figura di riferimento grossa, pesante, con le idee chiare, ti indirizzi, spesso questo è molto divertente, ma ha più a che fare con le spigolature della settimana enigmistica che con un libro di scienza. Esempio di in quel tempo andate a vedere, ci sono tantissimi, quello è il secolo dell'accademia, ci sono tantissime accademie in Italia. I Vincei li metto a parte un po' per, come dire, per piaggeria, cioè la verità, perché i Vincei sono i Vincei, bisogna sempre parlarne bene, ma volentieri ne parlo bene, perché lì in quel caso il principe Cesi è abbastanza chiaro, e leggete lo statuto anche dell'Accademia dei Lincei, e dice sì, alla fine viaggiate sempre con un taccuino in tasca o qualcosa del genere, e alla fine pubblicate i lavori, perché quando si arriva a pubblicarli, si arriva a scrivere, e allora non puoi, come dire, fare chiacchiere, deve verificare, il trasferire le idee su carta impone un rigore, una revisione di quello che sta dicendo, e quindi una maggiore affidabilità, garantisce una maggiore affidabilità del prodotto finale. Cioè si insiste, si scrive, si fa tutto questo per arrivare a pubblicare le informazioni. Che poi è anche oggi altro principio che governa oggi le università. Che cosa fa? Siccome il sottotitolo di questa conferenza era anche astronomia del tempo, non ne fanno neanche a Firenze. Certo c'è di nuovo un dibattito sugli anelli di Saturno fra Christian Huygens, quello che veramente li osserva, e un francese con Honoré Fabry. E di nuovo gli accademici viene chiesto di esaminare dei dettagli, vedere le ricerche, aveva ragione Huygens. E poi un altro confronto molto bello è quello fra i fabbricanti di cannocchiali, qui si va sulla tecnica, si è andata al Museo di Storia della Scienza, c'è un'intera parete che è stato organizzato dall'architetto, è organizzato molto bene, proprio di tutti questi telescopi si vedono messi uno accanto all'altro, da un'idea di come questi prodotti stavano entrando, non diciamo essere commerciali, ma sono molto molto diffusi, e c'era una forte concorrenza anche in particolare fra questi due ottici, il Divini e il Campani, e addirittura, se ben ricordo, una volta in una mostra si era visto che sul corridoio superiore degli Uffizi avevano fatto da una parte un corpo celeste, dalla parte opposta del corridoio, quindi lungo tutti gli Uffizi, il corridoio sull'Arno, un cannocchiale, e gli accademici dovevano giudicare se i dettagli di questo corpo celeste attraverso queste varie decine di metri si vedevano meglio con un cannocchiale o si vedevano meglio con l'altro. Proprio una prova sul campo. Quindi più che fare astronomia, loro erano, come dire, al servizio dell'occasione del momento. Oltretutto, questa Accademia del Cimento, oltre ai limiti, non voglio dire che non aveva anche i suoi meriti, intendiamoci, ma rispetto alla figura di partenza si era rivelata una cosa profondamente diversa, anche perché comprende fra i suoi membri uno che è dichiaratamente aristotelico, e allora le cose non c'è qualcosa che non torna, perché una delle grandi battaglie che fa Galileo è di superare con la ragione non il mondo dei libri, il mondo della carta, ma il mondo delle esperienze, e vedere cosa c'è, che invece Aristotele ovviamente la pensava in modo diverso. D'altra parte c'era l'esempio della Chiesa, del conflitto con la Chiesa, per cui se sbagli qualcosa rischi anche di pagarlo caro. E quindi l'importante è fare anche cose di minor respiro, ma che siano invece, alla fine, come dire, indolori un po' per tutti. Lo scopo, cerco di andare veloce perché forse sono già passato un'ora, lo scopo degli eredi, in senso morale, di Galileo, i Medici e Viviani, vogliono che sia sepolto in terra consacrata. Lui resta per quasi un secolo, come dire, nello sgabuzzino delle scope, una volta morto, che è in fondo a sinistra, sotto, in fondo a destra, sotto il transetto, sotto il campanile. E allora che carta giocano? Beh, in Europa si dice il grande genio che si è opposto ai principi d'autorità, che si è imposto alle verità di carta, eccetera, eccetera, ai dogmi rivelati. In Europa invece i Medici, ma soprattutto Viviani, dicono no, ma in fondo no, perché lui tutto sommato non era un credente, lo scrive, sono un fortissimo credente, quindi non voleva essere
così tanto ribelle. E l'esempio che portano è di Michelangelo. Michelangelo è stato un ribelle che però aveva già avuto la sepoltura in Santa Croce, solo che Michelangelo aveva lavorato per il Papa con tutti i suoi difetti, e Michelangelo molti meno difetti, ma era stato condannato per sospetta eresia. Quindi è chiaro che i personaggi non si possono avvicinare più di tanto. Viviani ci prova lo stesso, addirittura progetta una tomba da mettere lì dentro e scrive che Galileo, conosciamo un po' Galileo, sappiamo il caratteraccio, aveva le sue idee e quello che scriveva, quindi a mio avviso del tutto incredibile quello che scrive Viviani. Scrive che Galileo era riconoscente al destino, diciamo così, per il salutifero beneficio che l'infinita provvidenza si compiacque di conferirgli, di rimuoverlo d'errore sì grave. Cioè lui era detto, ah guarda, meno male, mi hanno condannato, mi hanno processato, perché ho capito dove stavo sbagliando. Io ne dubito molto, capite che nel 1633 pensasse una cosa del genere. Ma insomma, questo quello che scrive Viviani. Passano tanti anni, si arriva alla fine del 600 e 5 papi addirittura diversi, ma nessuno si muove dalle proprie posizioni. Allora Viviani decide, va bene, faccio da me. Se non è possibile, c'è un busto, come dire, il casus belli sarà un busto, se non è possibile fargli una sepoltura degna nella chiesa di Santa Croce, che era la chiesa di famiglia, quindi nella quale i Galilei avevano tutto il diritto di andare sepolti, però ovviamente dentro la chiesa è terra separata, invece lo sgabuzzino delle scope, non è uno sgabuzzino delle scope, è una piccola ripostiglia, ma insomma, chiamiamolo così, è subito fuori dalla chiesa, quindi è terra non consacrata. Il teologo di corte, vabbè, ma insomma, argomento informato, insomma, poi si vede un riferimento. E allora Viviani, cosa fa Viviani? Va in questo sgabuzzino, chiamiamolo ancora così, e gli prepara un po' di coreografia, statua, scritte, eccetera, eccetera, che in modo che abbia un'apparenza un po' meno provvisoria, doveva essere provvisoria. Nel Libro dei Morti, quando viene portato alla Salma di Galileo in Santa Croce, scrivono, viene provvisoriamente messo sotto la cappella del noviziato, provvisoriamente, sono passati 70 anni. Va bene, questa è la scritta, il generale Edipo della natura, eccetera, e questa è la scritta anche originale. Quando vedete i documenti originali sono quella Colombaria, perché la Colombaria ha avuto un ruolo che ho approfondito non secondario in tutta questa storia, eccetera eccetera. Celebrazione cominciando dalle sue stesse proprietà. Questo è il palazzo di via Sant'Antonino, cosiddetto palazzo dei cartelloni, che per motivi sciaguratissimi, non so quali siano, ma per mia intuizione sono sciaguratissimi, è diventato non proprietà comune, proprietà, come dire, di statale o comunale, ma è di un'accademia americana, la quale oltretutto mi dicevano che col Covid è fallita, quindi c'è anche dei problemi, insomma, vabbè. Questo comunque è il palazzo Viviani. Vincenzo Viviani compra una serie di case, ci unisce, via Sant'Antonino abitava lì, ci unisce alcune case, le sue case compra ancora, e fa ristrutturare il tutto e fa fare anche i cartelloni con i soldi di Luigi XIV, perché quello gli viene dato dalla Francia, praticamente in cambio di niente, perché l'opera omnia non viene mai fatta, quello gli viene dato dalla Francia e gli permette di fare interventi edilizi senza anche il 110%. Questo è il palazzo, e cosa c'è? Perché si vede male, la via è talmente stretta, io ho provato, ma non si fotografa, se non c'è una macchina speciale non lo fotografi perché sei troppo sotto. Questo è il palazzo, comunque schema, c'è un busto in bronzo al centro, tutto un po' rovinato, tutto purtroppo un po' rovinato. Poi i due cartelloni, a sinistra ce n'è uno con le scoperte astronomiche, di astronomia meccanica, non c'è un accenno ai processi, perché purtroppo queste cose Viviani le soffre, e quindi non c'è le scoperte senza le conseguenze, le scoperte fatte. Sulla destra invece l'altro punto di vista, il confronto fra Galileo e Michelangelo, perché di nuovo si vuole dire sì, è vero, tutti e due hanno sbagliato in qualcosa, però alla fine in Santa Croce Michelangelo ci è andato, e queste sono le due, sono praticamente illeggibili se non dal viso.
Comunque, il significato è chiaro, questo qui. Si tratta del primo cenotafio laico in tutta Europa. Cioè, un monumento funebre di tipo laico in Europa non esisteva. Questo che fa Viviani è il primo in assoluto, come dire, dedicato alla memoria di qualcuno che non abbia connotazione religiosa, anzi, sapendolo leggere, c'è anche da fare. Viviani muore a questo punto, muore nel 1703, lascia i suoi averi anche per la sepoltura. C'è stato sulla rivista del Museo di Storia della Scienza, c'è stato anche un articolo, perché poi chiaramente succede che i soldi in realtà non vengono spesi per il sepolcro, sono strascichi giudiziari con gli eredi. Anche questo è abbastanza interessante, a chi interessa si può andare anche al museo e ritrovare queste informazioni. E in tutto questo, adesso la vicenda si è chiusa, non stiamo a leggere, Galileo è morto, lui ne vuole coltivare la memoria, non fa solo questo. Ricordiamoci che era stato una specie di enfant prodige in matematica e geometria. Fa esperimenti con l'Accademia del Cimento, nonostante i limiti dell'Accademia. Si fa notare a livello internazionale, abbiamo citato Luigi XIV, ma anche dal re di Polonia lo vuole come astronomo di corte. Ed è a questo, perché diventa così tardi primario matematico della Toscana, della corte dei Medici? Perché fino allora non era forse stato giudicato l'altezza di Galileo, c'erano altri candidati, ma quando Ferdinando II si accorge che ci sono altri appetiti su Viviani, se lo vuol tenere, e allora nel 1666, ricordate, quindi 20 anni dopo la morte di Galileo, gli viene conferita questo altissimo titolo. Vincenzo Viviani è morto, Galileo è morto, e interviene la Colombaria, sto per concludere, sono gli ultimi tre diapositivo 4, perché finalmente, mentre prima i medici, finalmente cambia il vento, mentre prima i medici pensavano che dovevano in qualche modo non mettersi troppo in rotta di collisione con la Chiesa, 600, 700 nell'Illuminismo, ora mettersi in rotta di collisione con la Chiesa può essere invece una medaglia da appuntare, può essere un merito. E a questo punto i medici si impuntano. La Chiesa non vuole, lo facciamo lo stesso. E c'è un personaggio bizzarrissimo, che è Gian Gastone, del quale si potrà dire tutto il male e pensare tutto il male che vogliamo, ma proprio per questo suo essere fuori dagli schemi realizza la cosa. Che cosa realizza? Trasferimento dei resti di Galileo e di Viviani dallo sgabuzzino a dentro la Chiesa, realizzando finalmente la sepoltura. Perché la Colombaria? E a questo punto chi lo fa questo? Lo fanno le autorità religiose? No, se vorrebbe dire rimangiarsi tutto dopo 90 anni. Le autorità civili? Insomma, non, come? No, no. Si sceglie un'accademia, un mondo culturale, la Colombaria, che era stata appena formata. La Colombaria è del maggio 1735. Nel 1736, quindi a distanza di circa un anno, quindi giovanissima, appena formata, però è abbastanza, come dire, rinomata, famosa, stimata, e super partes, era piena di massoni, ma insomma, diciamo, è super partes, per cui non viene vista male né da una parte né dall'altra, e sono loro che si prendono l'incarico di traslare i resti di Viviani e di Galilei. Fanno tutta questa cerimonia di notte, in senso fiorentino, quindi al tramonto, e portano tutte una cerimonia, viene discussa, qui negli archivi della Colombaria trovate tutto dettagliato, eccetera, eccetera, e vengono portati dentro le cose. Ecco, anche Gian Gastone, vi dicevo, molte cose sono cambiate in questi 90 anni, anche la società è cambiata. Prima il sepolcro era un'espressione, come dire, guarda, si è ravveduto, adesso no, è un'affermazione di indipendenza del potere politico fiorentino da quello ecclesiastico. E su questo Gian Gastone non esita, morirà pochi mesi dopo anche lui, ma fortunatamente riesce a portare a termine. Di nuovo troviamo traccia negli,
nelle tramogge, si chiamano così perché i colombi si nutrono le tramogge, c'è tutta questa buffissima terminologia. E il 12 marzo 1736 appunto viene deciso di portare tutto, che la colombara si faccia carico di fare questa cerimonia ufficiale senza troppa gente, sia chiaro, all'impunire per questo non ci sarà tanta gente, e trasferire tutto all'interno. Fine di questa, era un gioco delle parti, no? La chiesa, a quel punto si tira indietro, non interessa forse più neanche tanto a nessuno. Allora la cosa migliore per farla finire è in sordina, senza pronunciarsi, che le cose vadano avanti. Ecco, la tramoggia, c'è cioè le frasi del nostro archivio, il domestico sarebbe il piccione, il colombo, eccetera, eccetera. Lasciamo fare. Sì, trovano una femmina, una donna, ci devono essere due corpi, Galileo e Viviani, che aveva chiesto, e se lo meritava, poverino, di essere sepolto in Galileo. I cadaveri sono tre. Per fortuna la colombaria interdisciplinare, c'erano dei medici, i quali, degli anatomisti, i quali si accorgono di una donna, e all'inizio non so perché non gli è venuto in mente potesse essere sua Maria Celeste, pensano, non so, alla moglie di un nobile fiorentino, e poi era lì temporaneamente, mezzo scandalo ovviamente. Quindi negli atti, non mi ricordo esattamente, in un atto c'è scritto ci sono, vengono trovati tre cadaveri, poi nello strumento, cioè nel verbale ufficiale, questo scompare. Di fatto qualcuno deve sospettare, magari non sia una cosa così empia, perché anche il terzo cadavere viene traslato nella tomba di Galilei. Quindi quando voi andate in Santa Croce e guardate la tomba di Galilei, dentro c'è Galilei, certo, Viviani, e questa è probabilmente è la figlia Maria Celeste. Tutto questo l'ho analizzato e raccontato in questo librettino che hanno qui in segreteria, quando abbiamo studiato il personaggio di Peruzzi. Questo Bindo era il presidente della colombaria, e lui tiene il discorso ufficiale, che i contemporanei giudicano scadente, dice non sa scrivere, non sa parlare, però è presidente. E c'è già anche questa strana cosa del terzo corpo, che viene, se ne accende, non se ne accende. Mi è fatto piacere che durante quest'estate si sono fatti vivi dall'Università di Trento, perché volevo avere più informazioni, insomma si stanno interessando anche loro all'argomento, questo mi fa molto piacere. Fine, questo è il sepolcro di Galileo, di Viviani e forse della figlia Virginia in arte, cioè come mona, Sor Maria Celeste. L'altra figlia, Livia, che prenderà il nome di Angelica, va incontro a crisi esistenziali tutta la vita, sopravviverà a Sor Maria Celeste in molti molti anni, però non ha lasciato tracce né nelle cronache né nella vita di Galileo, quindi non sappiamo che fine abbia fatto. Questa è la che si chiude qui con questo sepolcro, la storia di Viviani. Grazie per l'attenzione. Posso chiedere? Sì, sì, certo. Sì, sono Fasano. Ah, salve. Ciao. Complimenti, bellissimo. Ho gradito tanto. Detto matematico. A un certo punto hai mostrato un quadro, hai detto non è lui. Non è lui. Sì. Poi ve lo dico dopo, e ora dillo. Sì, scusa. Ciao, grazie per l'intervento, me ne ero dimenticato. Io cerco sempre di stare molto molto attento, controllo le fonti, insomma, cerco di fare una cosa molto scrupolosa, ma per un po' perché mi piace riferire le notizie, lo sai bene, nel nostro ambito, e poi proprio per mia necessità soffro a sapere che è un lato debole. Non ho trovato giovinetti in veste culturale del 600, come doveva essere, nasce nel 1622. L'unico giovinetto d'ambito fiorentino vestito in modo con libri in mano, cioè di buona famiglia, eccetera, è questo Ugolino Martelli, dipinto del bronzino, la mano si vede, eccezionale, soltanto che è esattamente di un secolo prima, è di inizio 500, non di inizio 600, e ho detto magari qualcuno sa la differenza dei costumi e mi dice no, ma quello non è possibile sia di inizio 600.
nessuno l'ha detto, ti sei accorto e ricordato, però era questo, siamo un secolo prima. Va detto che Ugolino Martelli però l'anno scorso ho fatto sia qui che a Siena una mostra di libri antichi di cinquecentine per celebrare 100 anni della Società Astronomica Italiana, della quale faccio parte, e c'era, ho esposto anche un libro di Ugolino Martelli perché lui si è interessato alla riforma del calendario. Quindi viene un secolo prima, però gli interessi matematica, astronomia c'erano, era solo, era adatto se fosse nato un secolo dopo. È un personaggio comunque affine, un giovane promettente affine al nostro Vincenzio, con il difetto di nascere un po' troppo presto per i miei gusti. Tutto qui, era una stupidaggine in fondo. Grazie. Per figure, diciamo. Sì, è un costume cinquecentesco, perché nel 600 sono tutti più ridondanti, giusto appunto più barocchi. Quello invece è un vestito lineare, nero, semplice, forse avete ancora presente. Chissà, magari qualcuno se ne accorge, oppure ve ne siete accorti e per gentilezza verso di me non avete detto niente, ma è moda di un secolo prima. Va bene, questo uscirà, probabilmente verranno fatti di queste conferenze, vengono fatti poi anche gli atti, vengono scritti, quindi tempo da aspettare un anno e mezzo, e poi ci sarà anche su carta. Comunque avete visto il mio indirizzo, se qualcuno vuole, non so molto più di quello che ho raccontato, se qualcuno vuole contattarmi, comunque volentieri, magari è lo stimolo anche per me, non so la risposta, è lo stimolo anche per me per approfondire, quindi avete visto mmazzoni.astro su hotmail.com. Va bene, grazie al nostro operatore, non so neanche, ti ho chiesto come ti chiami, Nicolò, grazie a Nicolò e a voi per la presenza, e ci vediamo con Magalotti, non so se con le frittate o senza, la prossima settimana.